poi lo Scarselli, poi Mario Carucci, coordinatore dell'FLMU, allora io faccio soltanto delle brevi osservazioni. Allora, in generale, perché anche ho preso appunto da quello che è stato detto. Allora, intanto qualcuno è intervenuto sul problema dell'ereditarietà, diciamo, delle case popolari. In realtà il problema forse potrebbe essere al massimo un eventuale controllo se qualcuno, diciamo, continua a rimanere nelle case popolari non avendone il diritto e togliendole ad altri, più che altro, perché effettivamente, cioè, detto di così, è un pochettino, diciamo, di natura diversa, e anche perché effettivamente ci sono dei soggetti che rimangono anche nelle case popolari dopo generazioni perché non riescono materialmente a entrare nel mercato solito delle case. Il problema, come ora dicevo, io mi riallaccio a quello che diceva Dalia, anche perché su Livorno è diversa la situazione che su Pisa, come ha detto Barachini, ma anche sulla provincia di Pisa, di cui mi occupo di più. Allora, i fondi per, diciamo, nella nostra regione effettivamente c'è stato queste due leggi, soprattutto quella della Commissione per gli interlocutori degli sfratti e quella per i fondi per eliminare la morosità, ed effettivamente servono solo ed esclusivamente a ritardare lo sfratto, e secondo me soprattutto su quello sulla prevenzione della morosità non ha dato grandi risultati in questo senso, perché io mi ritrovo anche come avvocato a difendere sempre la solita persona che molte volte ha partecipato a tutti e due gli ultimi due bandi per la morosità, e alla fine è già da due anni che continua a rimanere lì. Il problema effettivamente è che questa persona, che molte volte adesso ha perso il lavoro e non sa che fare, e materialmente non riesce a uscire fuori e non sa dove andare. Il problema è quello, la morosità può servire, però cioè non si arriva più di tanto. Solito discorso, anche se è qualcosa di più passato, riguardo al contributo all'affitto. Sì, può aumentare o meno diminuire il contributo all'affitto. Ora, in un periodo come adesso, il contributo all'affitto vecchio può andare bene, perché siamo in un periodo di guerra e qualsiasi cosa arrivi va bene. Però in una situazione normale, io penso che il contributo all'affitto serve solo per praticamente drogare il mercato, perché è inutile girarci intorno. Sulle commissioni, ora Daria ha detto che a Livorno forse hanno fatto il colore nero e ottengono risultati. Io, dal mio noi a Pisa, vi dico sinceramente, vi parlo dell'esempio di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, che da noi abbiamo ad esempio un buon ufficiale giudiziario, un buon napoletano, quando arriva, praticamente arriva al secondo, terzo sfratto, inizia a fare: io non ho il posto qui, in questo momento, aspetta, tra 20 giorni, facciamo 40. Cioè, nel senso, se io mi devo avere un qualcosa solo di graduatore degli sfratti, io mi tengo l'ufficiale giudiziario, che ormai è dal 2008 che abbiamo, diciamo, ripreso la sezione dell'Unione Inquilini, e io penso a rattitudine con forza pubblica, che ritengo lui, cioè nel senso. Non ce n'è mille. Sì, ma voi lo so che c'è, ma da noi abbiamo la fortuna e mi tengo lui, cioè nel senso. Questa è un'altra questione. In realtà effettivamente servono soldi per le case, cioè presi, come diceva Belli, o li stampiamo o li prendiamo dai Cesca, eccetera, eccetera. È inutile stare a girare intorno. Servono soldi per le case. Ma per i casi perché non si può permettere, perché è inutile, cioè un tempo, io è da poco, dal 2000, novembre 2008 che mi occupo dell'Unione Inquilini, certamente qui c'è gente che diciamo, si occupa da molti anni, da decenni, però allora, prima del 2008 la questione era che, posso immaginare, molte volte erano i soldi che non riuscivano a entrare nel mercato degli affitti, eccetera, eccetera, ora c'è fine la gente. Prima tra virgolette stava bene, la cosiddetta fascia grigia, ora è diventata nera, ma più del nero. Cioè, e questi qui, io mi dovete spiegare dove la gente riesce a mettere, perché è inutile girarci intorno alle questioni. Cioè, servono effettivamente soldi, perché sennò è inutile o riprendere da altri fondi, anche perché si parlava del piano Fanfani e degli edili, perché ora non ricordo se era il segretario, qualcuno l'ha tirato fuori, eccetera, eccetera.
però con la, mi sembra il professor Lucarella, però effettivamente è un paradosso, perché investire ad esempio economicamente 1 miliardo in costruire o ristrutturare, come si ha detto, riprendersi a case, è un investimento anche nell'edilizia, cioè anche nel lavoro, ha una ricaduta, cioè è illogico in un periodo come questo restringere invece che investire in questo. Queste altre cose mi sembra non ne ho da dire. Grazie. Coordinatore dell'FM.